frequentato e frequenta il mondo artistico, ha conosciuto non solo l'uomo ma la parte più profonda dell'uomo, perché l'arte tanto fa quello. E devo dire che in un momento così brutto, io questa mattina ho acceso la TV, facevo colazione con mia moglie, si parlava delle solite notizie tragiche che stanno in questo periodo, poi stupri, violenze, uccisioni. Beh, questo momento è un momento dove veramente Dante ci ricorda e ci richiama alla bellezza. E alla pace. Dante era un guerriero di spirito, però era un guerriero che voleva la pace. E quindi mi piace proprio immaginare Dante, la mostra di Dante, in questo periodo, perché in questo periodo abbiamo bisogno più che mai di questo. E quindi volevo solo dire questo. Grazie a Dante, grazie a voi che l'avete organizzata, insomma. Grazie.